Nel precedente tutorial abbiamo creato un API con Node.js, Prisma ORM, Postgre e ora recupereremo quell'applicativo e lo andremo ad implementare con un front-end fatto in React. Il front-end sarà integrato in Node.js, quindi non saranno due applicativi separati, ma sarà un tutt'uno. Per effettuare questa integrazione useremo Webpack e eventualmente altre librerie. E quindi allora facciamo un recap del nostro progetto precedente. Quindi facciamo node index e come vedete nel nostro applicativo precedente avevamo creato due API, una dove mettevamo le scuderie di Formula 1 e un'altra in cui associavamo i piloti. Allora, per prima cosa, qua nel nostro progetto dobbiamo andare a creare, ad installare un paio di librerie, quali ad esempio Webpack, Webpack Dev Server e Webpack CLI, ovvero queste qui. Ma togliamo un attimo la versione, vediamo se anche io ho usato queste versioni qua vecchie, ma proviamo a installare con i packages aggiornati. Quindi npm install -- save -dev webpack webpack-dev-server e webpack cli. Lanciamo l'installazione. Se volete potete anche installare il webpack globalmente, per farlo fate sudo npm i -g webpack -cli. Una volta fatto, entriamo nel nostro applicativo, creiamo una cartella chiamata public. All'interno di public creiamo un file index.html che per ora lasciamo vuoto. Nella root invece del nostro progetto andiamo a creare un nuovo file chiamato webpack.config.js e al suo interno gli mettiamo questo codice qui che ci servirà poi per è un settaggio di webpack che ci permette di escludere il node modules, utilizzare il bubble loader e appunto gestire le varie estensioni. Quando poi verranno ovviamente tutte le estensioni eccetera, tutti i nostri packages verranno poi convogliati dentro un file chiamato bundle.js che verrà salvato nella cartella pubblica, ovvero nella stessa cartella in cui si trova l'index.html. Nel nostro index HTML includiamo questo codice qua. Come vedete, qua abbiamo un HTML normale, qua abbiamo un IDApp che sarà quello che poi su cui punterà poi React, ma quello lo vediamo dopo. E qua abbiamo appunto un bundle.js che richiamiamo uno script chiamato bundle.js che avrà al suo interno tutti i dati, i packages, eccetera, generati dal webpack, appunto, bundle.js, quindi come vedete qua, nel webpack.config. Poi, fatto questo, dobbiamo andare nel nostro index.js perché dobbiamo, far puntare la nostra cartella public. Per farlo, dobbiamo utilizzare questo comando, possiamo metterlo qui, app use express.static e poi cartella public. Questo ci permetterà appunto di servire il file statico e infine possiamo anche aggiungere questo. Quindi una chiamata get che manda un dato. Qua possiamo mettere il titolo del nostro applicativo, F1 Team and
Ma in realtà credo che non ci serva questo, però facciamo una prova, lanciamo un attimo il nostro applicativo, vediamo se dà errori o meno. Abbiamo lanciato il nostro, ok, ora qua sulla porta localhost 3000 in teoria dovremmo vedere il nostro file HTML e così sembra, come vedete hello from index e se andiamo qui nel nostro HTML abbiamo hello from index, adesso facciamo un hello test. Così vediamo se risponde. Lo cambiamo allo testo. Ok, quindi il nostro file HTML è servito. Poi, fatto questo, non ci resta che andare ad installare il nostro amico React. Torniamo qua nel nostro terminale. Npm install -- save React ed poi dobbiamo installare anche React DOM, quindi npm install -- save React -DOM. Ok. Andiamo nel nostro, qua torniamo qua nel nostro codice, creiamo qua, sempre nella nostra root del progetto, una cartella chiamata JS. All'interno di JS gli creiamo un file chiamato app.js. All'interno di app.js richiamiamo il nostro React, quindi facciamo import React. Import React DOM da React DOM, qua possiamo mettere appunto un title che potrebbe essere questo qui che abbiamo qua messo nell'index, quindi questo e qua glielo passiamo come variabile. Come vedete qua poi prendiamo il get element ID, dove lo prendiamo il get element ID. Andiamo a puntare il get element ID app che abbiamo qua nel nostro index.html. Fatto questo però non è finita, ovviamente sarebbe troppo bello se fosse così facile. Dobbiamo andare ad aggiungere nel nostro package JSON. Dobbiamo andare ad aggiungere il nostro package JSON, qua in script dobbiamo aggiungere un comando start. Node --exec bubble node e server.js, in realtà il nostro è index.js. Quindi andiamo a mettere questo e qua dobbiamo mettergli una virgola. Poi, fatto questo ci fermiamo un attimo e vediamo se funziona. Poi dovremo poi anche attivargli un framework CSS. La mia idea sarebbe di mettere Tailwind, però un passo alla volta. Proviamo a fare un npm start. Ci dà errore. Ci dà errore. Ah, dobbiamo installare Babel come prima cosa. E infine poi crea anche un file di configurazione di Babel. Quindi installiamo questo npm install --save dev Babel core Babel node Babel cli Babel preset react Babel present have Babel loader. Comunque poi tutti questi comandi ve li metto nel file readme del repository, quindi li troverete tutto quello che serve. Credo e spero. Ok, qua finito. Andiamo qua nel nostro codice, creiamo un file chiamato babel.rc. E incolliamo questo. Salviamo. Rilanciamo il nostro npm start. Ci dà ancora errore.
Ok, per farlo dobbiamo installare Nodemon. Con Nodemon dovrebbe andare. Allora io ce l'ho già installato, però se non ce l'avete installato dovete fare npm install -g Nodemon. E ve lo dovrebbe installare. Ok, qua mettete Nodemon e quindi Nodemon -exec spazio bubble -node spazio index.js. Fatto questo, lanciamo di nuovo npm start. Come vedete ora sta andando. Andiamo qua sul nostro localhost 3000 e come vedete qua sta rispondendo il nostro template, ma forse non sta rispondendo la nostra app, perché qua dovrebbe farci uscire il titolo e non esce. E non esce. Ovviamente non esce perché probabilmente c'è ancora qualcosa da settare. Andiamo a vedere. Qua nel nostro public, giustamente, non appare nessun file build.js ed è per questo che non va. Quindi torniamo qua nel nostro codice. Andiamo in package JSON e qua dobbiamo costruire anche un comando di build. Quindi build, qua se volete potete esportare l'ambiente in production e poi richiamare il webpack. Adesso andiamo a vedere se funziona. Quindi facciamo npm build. Npm run build, incrociamo le dita, sembra averlo fatto. Sì, infatti andiamo qua in public, come vedete abbiamo un file chiamato bundle.js e come vedete qua abbiamo tutto il nostro React, tutti i suoi componenti compressi qui dentro e poi noi questi componenti li richiamiamo qua nel nostro HTML con richiamando il bundle.js appunto. Quindi se adesso facciamo npm start con una un po' di discreta fortuna, qua dovrebbe uscirci la variabile di React che gli abbiamo passato qua, quindi Formula One Team and Driver. Questa dovrebbe uscirci. Incrociamo le dita, facciamo invio ed eccola qui. Quindi adesso andiamo nel nostro file HTML, questo qua lo cancelliamo che non ci serve mica e cominciamo a lavorare su React. Facciamo di nuovo refresh, perfetto. Ok, adesso che abbiamo React connesso al nostro webpack eccetera, che tutto sembra funzionare e compilare correttamente, andiamo ad installare un po' una libreria CSS che si chiama Tailwind CSS, questa qui. È una libreria molto ben fatta. Io la preferisco a Bootstrap e compagnia, è un po' più magari complicata, ma anche più che vi lascia anche più campo libero, insomma, nel suo utilizzo. E quindi andiamo ad installarla. Andiamo qui, blocchiamo il nostro terminale. Facciamo npm install tailwind css --save. Fatto questo, dobbiamo installare anche un altro po' di librerie, tipo tailwind css npm, dobbiamo installare questa qua, post css meno compat e auto prefixer eccetera eccetera. Poi forse dobbiamo installare altre cose, ma per intanto ma aspettiamo di installare altre cose. Vediamo un po' che succede. Allora, nella nostra cartella JS dobbiamo creare una cartella chiamata CSS. In CSS dobbiamo creare un file, possiamo chiamarlo come vogliamo,
chiamiamolo index.css, e qua in teoria dovremmo importare i componenti di Tailwind in questo modo: chiocciola Tailwind base, Tailwind components e Tailwind utilities. Fatto questo, credo che dobbiamo importarli in app.js, sempre che non l'abbiamo già fatto, non l'abbiamo ancora fatto. Ah, ok, aspettate. Dobbiamo importarli, possiamo importarli qua sotto. Ok. Adesso dobbiamo vedere se vanno. Quindi prendiamo uno stile un po' a caso, tipo questo qua, vogliamo proprio una roba di default, solo per vedere se ci carica appunto lo stile. Quindi qua lo andiamo proprio a buttare dentro così alla buona, solo per vedere se ci sta prendendo il CSS. Dopo lo cancelliamo e facciamo una roba un po' decente. Ma per adesso facciamo un npm run build e ci sta dando errore. Ci sta dando errore. Ovviamente perché giustamente il nostro caro vecchio amico React ha le sue regole quando compila e non vuole le cose fatte a caso. Ok, ancora errore. Module parse failed unexpected character chiocciola in index.css. Male, molto male. Per risolvere questo problema dobbiamo implementare il nostro webpack. Ora io questo lo sostituisco con il webpack che avevo già implementato che è come quello che avevamo prima, ma è stato implementato. Abbiamo aggiunto appunto i loader, style loader, CSS loader, post CSS loader, eccetera. Qua abbiamo aggiunto le estensioni che deve risolvere. Abbiamo aggiunto anche l'estensione CSS e poi il resto rimane invariato, quindi c'è sempre la compilazione nel bundle JS, eccetera. Riproviamoci. Npm run build. Ok, è già qualcosa, non può risolvere style loader e questo è positivo perché a noi ci basta adesso andare a installare la libreria style loader. Per farlo dobbiamo fare così: npm install meno meno save meno dev style meno loader. Ok, qui proviamo a compilare. Incrociate le dita. Incrociate le dita. Ok, dovrebbe aver fatto. Quindi se noi rilanciamo il nostro applicativo, in teoria dovremmo vedere qualcosina. Andiamo qui. No, dove era? Dove eravamo? Boh, vado qua. Incrociate le dita. Ole, ole, come vedete, il CSS lo carica. Perché questo qua è ovviamente un CSS, ovviamente sì, è diverso da questo qua, ma semplicemente perché ci manca l'immagine e ci mancano alcune impostazioni, insomma. Però così, grosso modo, sembra funzionare. Per essere sicuri, andiamo qua nel nostro app.js, facciamo un bel div punto. Ah, scusate, qua non. Allora, JavaScript, poi scegliamo JSX, che così ho il caro vecchio Visual Code che mi dà una mano. Facciamo div punto container, perfetto. MXauto, scusate, MXauto che andiamo a mettere in mezzo. Modo dovremmo avere una roba un po' più decente.
Ok, abbiamo un po'. L'immagine non esce giustamente perché noi non ce l'abbiamo con l'immagine qua. Però possiamo far così. Andiamo a pescarne uno. Indirizzo immagine e intanto lo sbattiamo qua dentro. Npm run build. Npm start. Ok, e quindi col CSS ci siamo. Quindi in teoria il nostro webpack dovrebbe essere configurato correttamente. Allora, per questo tutorial direi di fermarci qui. Abbiamo visto come utilizzare webpack dentro Node.js e come quindi connettere React tramite webpack e compilarlo, insomma, quindi abbiamo visto una configurazione base che include anche un framework CSS come Tailwind. Nel prossimo tutorial invece lo implementeremo, quindi andremo a prendere dei API e appunto li visualizzeremo dentro React, eccetera. Quindi se questo tutorial vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.